abbiamo lasciato che Ron sia salito dal core. È salito su in un tetto. Ah, giusto, dovevo ammazzare voi. Maledizione. Muori, muori, muori. Mira lui, deficiente, dove... Ti stavo chiedendo di mirare la paperella. Prendi. Quello è l'incantesimo Lumos. Prendi questo. Sta facendo effetto. E ora prendi questo. Prendi questo. Ah. Chi è stato a tirarmi quell'incantesimo è un uomo morto. Miseriaccia, come mi hanno ridotto! Oh no, ce ne sono altri! Non sei, non scappi. Ah, ciao! E ora prendi questo! Dove scappi? Non maledetto. Maledetto. Ora mi avete proprio dato sui nervi. Troppo lenti. E ora vi richiudo tutti in un angolo. Oh no! Tutti e due in un colpo solo! Ah! C'è una protezione! Grazie specchio, mi hai protetto. Troppo lento. Dovete morire. Prendi questo. Miseriaccia, ma maledizio, sono scappati oltre. No, troppo lento. Prendete questo! Addio ragazzi! E adesso come faccio a uscire di qui? Aspetta, no. Però lo specchio non è rivolto nella direzione giusta. Thank you.
Ok, ora è rivolto nella direzione giusta. E vai, ho indovinato. Si è chiusa la porta. Maledizione. Prendi questo. Mira le paperelle. Cerca di spostarti di lì. Muori, paperella. Ora dovremo affrontare il boss. Ci rimane poco tempo perché l'ho usato per abbattere il Baob di Kingdom Hearts. Ci serve il tuo aiuto qua giù. Va bene. Ora c'è questo robot che ci romperà i maroni. Fatti sotto. Fatto, peccato. Troppo lento. Stranamente questa corazza che ha fatto questo gioco ha progettato una corazza immune agli incanti, alle fatture. Troppo lento. E ora un altro colpo e tu sei andato. Dovremmo denunciare chi ha fabbricato sto gioco perché è troppo perché i giocattoli cercano di violentare le persone. Prendi questo raggio di luce. Lascia stare Harry. Ok, beccati sto raggio negli occhi. Pensavo che si chiudesse. Aia. Lo sta solo facendo irritare. Beccati sto raggio negli occhi. Ron, non puoi chiuderlo lì dentro. Beccati quello. E tu rimani qui dentro. Adesso lascia in pace i miei amici. Bene, torniamo nella sala di ritrovo. Sbrighiamoci. Sì, ma non scassarci i maroni. Quinto
piano barbologia, sesto piano antiche rune. Entriamo. E qui troviamo una brutta sorpresa. Mancano pochi minuti. Oh no! Dobbiamo trovarla. Chi? Buona fortuna! Pete! Che ti spocco la faccia! Si vergogna, signor caposignore! Non vuole farsi vedere! Lo sta correre dentro il paesaggio al quarto piano. Urlava qualche cosa di terribile! Cosa? Poverino! Ha detto chi è stato? Oh sì, capo direttore! Sa, si è arrabbiato moltissimo quando lei non l'ha lasciato entrare! Che caratteraccio quel Sirius Black! È qui! Oh my god! Quindi, Sir Cadogan prenderà il posto della signora... Quell'idiota di cavaliere! ...sconvolti per quello che è successo, ma vi consiglio vivamente di andare a dormire. Certo! Ok, ricordella. Premiamo Itz e magicamente si fa giorno. Ecco. Bene, mentre carica... A scuola non si parlava d'altro che di Sirius Black e della sua aggressione alla signora Cassa. Ma con l'avvicinarsi della loro prima lezione di cura delle creature magiche, le attenzioni di Harry, Ron e Hermione si concentrarono su Hagrid. Hagrid ha una percezione del pericolo ben diversa dalla media. Vero. Andrà tutto bene. Andiamo alla lezione un po' prima, così potremo dare ad Hagrid il nostro supporto. È la sua prima lezione e probabilmente è più nervoso di noi. Andiamo. Non voglio essere Hermione. Ecco, adesso però voglio prendere un passaggio segreto. Entriamo lì. Andiamo. Apri. Aspetta, qui c'è dentro qualcosa. Stiamo perdendo troppo tempo. Eccellente. Esagerato. Abbiamo trovato un'altra pagina del foglio bruchi. Crociatoia per il quarto piano. Qui se vogliamo arrivare è per un incantesimo che adesso non ci abbiamo. Sbrighiamoci. Andiamo. Scalinata principale. Mi dispiace, ma adesso dobbiamo interrompere qui. Quindi finisce anche qui un altro livello di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.